Siete curiosi di sapere qual è stato il vero grande amore di Gemma Galgani di Uomini e Donne? Spunta un curioso retroscena. Gemma Galgani è, senza dubbio, una delle dame più famose della storia del programma di Uomini e Donne. Siede nel parterre femminile da ormai più di 10 anni e in questo lungo periodo insieme a Maria De Filippi ha cercato, più o meno disperatamente, di trovare un uomo con cui condividere la sua vita. Il grande amore di Gemma Galgani, gran tennis toscana.it, fonte WitiTV e pure Gemma, volente o nolente, non è riuscita a realizzare questo suo grande sogno nonostante ci abbia provato assiduamente. Se qualcuno ci interrogasse e ci chiedesse a bruciapelo qual è stato il grande amore di Gemma, probabilmente tutti i fan del dating show dei sentimenti risponderebbero all'unisono, Giorgio Manetti. Eppure, secondo un'altra partecipante del programma che sostiene di conoscere la Galgani molto bene, non è lui che ha fatto perdutamente innamorare la dama. L'unico vero grande amore di Gemma Galgani? Potrebbe non essere come sembra. Gli amori di Gemma Galgani a Uomini e Donne sono noti e ben conosciuti. Dal primo, Ennio, con cui aveva addirittura lasciato il programma. Passando poi per il famosissimo Giorgio Manetti. Le storie d'amore più importanti di Gemma a Uomini e Donne, gran tennis toscana. It, fonte WitiTV. Il gabbiano con cui la dama di Torino ha trascorso ben 8 mesi insieme che poi ha deciso di lasciare. Già perché a terminare la storia, dicendo che non voleva uscire dal programma senza amore, fu proprio lei lasciando di stucco il povero George. Il loro amore però, almeno da parte di Gemma, non finì e anzi, continuava a tornare colpendo il cuore della dama ogni volta che lui le rivolgeva la parola. Poi ci fu Marco Firpo, altra storia molto importante per la Galgani. Anche con lui però, terminata l'estate e tornati in studio, la brutta notizia, non poteva continuare. E così avanti fino a Rocco Fredella, Pano Maurizio, amori nati e scoppiati proprio all'interno della trasmissione di Uomini e Donne. A dire però che non fu Manetti il grande amore di Gemma è stata Aurora, altra partecipante del dating show. Ma su che basi? Aurora è un personaggio piuttosto discusso all'interno del programma di Uomini e Donne. Quando era entrata nello show, alcuni anni fa, era stata subito attaccata da parte degli opinionisti per via di svariate azioni poco consone. Ma in tutto questo Aurora non si era minimamente fermata, anzi, aveva continuato la sua strada arrivando persino a dichiarare alcune sue verità sulla presenza di Gemma nello studio. Pare infatti che la Galgani e la madre di Aurora fossero molto amiche e che lei abbia assistito al vero amore di Gemma, un architetto di Fiuggi. La storia con quest'uomo non è una novità.
Ne abbiamo già sentito lungamente parlare in passato e la dama di Torino non ha assolutamente negato l'esistenza di una relazione con questa persona. Tuttavia, come giustamente si dice in questi casi, non si possono paragonare le storie d'amore. La relazione avuta con questo architetto, infatti, è stata completamente diversa da quella avuta con Giorgio Manetti. Quale sia stato il grande amore di Gemma quindi? Probabilmente ognuna di queste importanti storie ha lasciato un segno importante dentro di lei e quindi è stata emozionante e impattante emotivamente in ogni caso. Mm-hmm.